Io non sono mai stata un tipo competitivo, ma un piccolo senso di sfida deve esserci. Non per vincere, perché ahimè non è possibile, ma non posso concedergli la libertà di bloccarmi. Proprio no. Si potrebbe coniare per lei quel detto: non preoccupiamoci ma occupiamoci. Allora occupiamoci di questa malattia che colpisce circa 230.000 persone nel nostro paese. I sintomi fondamentali della malattia di Parkinson sono tre, che sono la lentezza nel movimento, il tremore a riposo e la rigidità che va di pari passo con la lentezza nel movimento. È chiaro che il sintomo che induce più frequentemente il paziente, il familiare o il medico di base a consigliare o a rivolgersi direttamente a un neurologo è il tremore, anche perché il tremore è un tremore a riposo che va differenziato da quello più comune nella popolazione generale adulta anziana, che è il tremore essenziale, quello che noi conosciamo come tremore senile. Quando compare come tremore, il ritardo diagnostico è molto breve. Il problema è quando compare come lentezza nel movimento, perché lentezza nel movimento può comparire sulla muscolatura del tronco e allora c'è una difficoltà nel girarsi nel letto che viene attribuita all'inizio da altre cause. La cosa che è molto importante è rivolgersi al proprio medico di base, questo è fondamentale, e nel momento in cui compaiono alcuni sintomi e sperare che il medico di base invii subito al neurologo, si spera competente, per questo tipo di valutazione. Io insegno sempre, mi piace molto la semiotica neurologica, qual è il segno clinico nei pazienti. I pazienti parlano con il loro linguaggio, dicono: io ho perso la forza. In realtà non c'è nessuna perdita di forza, ma c'è un impaccio motorio. Quindi la diagnosi è fondamentalmente correlata a una chiara attenzione sui sintomi riferiti dal paziente e a quello che il medico esperto deve rilevare. Nel Veneto abbiamo 27 unità operative di neurologia, tutte sono dotate di un centro Parkinson, quindi l'offerta è ampissima, qui siamo nella regione Veneto. Ma il problema principale che noi a Verona notiamo è che i pazienti sono ben inquadrati da un punto di vista diagnostico spesso, cioè la diagnosi è corretta. Ritardi diagnostici sono comparabili in varie regioni e l'atteggiamento terapeutico della terapia e quindi farmacologico è sovrapponibile, abbastanza omogeneo. Quello che manca è il consigliare un'attività motoria adeguata, e c'è un'attività motoria che è adeguata alla malattia di Parkinson e al disturbo. Il disturbo principale che crea disabilità è il cammino. Queste sono le due evidenze: la camminata quotidiana con bastoncini, ritmica quindi, ritmica, permette di migliorare quello che è la lunghezza del passo, che anche il farmaco in sé o i farmaci più potenti non riescono a migliorare. Il tronco viene migliorato nella postura e il pendolamento, cioè la sincronizzazione di movimento con gli arti superiori, altrettanto con una camminata con i bastoncini. Sì, cioè in 10 anni la gestione della malattia, ecco, di Parkinson è nettamente migliorata. E questo per diversi motivi. Primo, perché sono stati introdotti farmaci che rispetto alla levodopa, alla dopamina, che è la sostanza che manca nella malattia di Parkinson, che è sempre il farmaco più efficace, ma dà delle complicazioni a distanza. Questi nuovi farmaci riducono queste complicazioni. Secondo, perché esiste una cultura diversa rispetto nei confronti della malattia di Parkinson, cioè le terapie sono molto più razionali e ottimizzate. E anche nel territorio veneto, negli ospedali periferici, c'è, come dicevo prima, un ambulatorio Parkinson e i medici sono competenti, e questo è molto importante. Pensate a questa signora che dice: finito il tempo in cui negavo la presenza di Parkinson, lei ha dato un nome anche alla sua malattia, benvenuta l'epoca in cui non ho vergogna a chiedere aiuto. Abbiamo scoperto che pazienti magari che si muovevano bene, il problema non era tanto il problema, era il sonno, oppure la depressione, oppure l'umore, oppure il dolore. Cioè questi fanno parte della categoria di sintomi non motori che sono connessi e correlati alla malattia di Parkinson. Mi sono chiesto: perché i pazienti con Parkinson hanno dolore? Abbiamo iniziato una serie di studi col mio gruppo che sono culminati in progetti di ricerca nazionali dove hanno partecipato i colleghi, dove abbiamo capito
che cosa è il dolore correlato alla malattia di Parkinson, quando è correlato al sintomo, alla lentezza o alla rigidità, e quando non lo è correlato. Di fatto lo dobbiamo trattare. Che l'associazione, diciamo, è un punto di incontro per i pazienti, però l'associazione come va vissuta, a mio avviso, va vissuta con sempre mettendo dentro idee e in modo propositivo, non un incontro, diciamo, fine se stesso, perché il paziente ha bisogno di essere stimolato in questo caso, non solo da un punto di vista sociale, ma anche fattivo, con una terapia occupazionale, con un'attività motoria. Questo è il ruolo dell'associazione. Il Parkinson cambia il paziente, cambia da paziente a paziente. Per questo un caregiver deve monitorare il malato, essere indulgente con lui e personalizzare le cure. Tuttavia, bisogna essere un partner e non un servitore. Esatto. Invito sempre a non considerare il paziente con questa malattia un malato. È un paziente che si deve rimboccare le maniche, ma non troppo, nel senso di accentuare quelle attività della vita quotidiana che magari prima aveva tralasciato e che deve allenarsi tutti i giorni. Il concetto di allenamento è molto importante, non di riabilitazione, ripeto, e di vivere chiaramente giorno per giorno non tanto la sua malattia, la vita. Noi abbiamo un obiettivo preciso, che è quello di accompagnare, nel senso che ha detto così bene il professor Tinazzi, questo tipo di malattia, aiutando soprattutto in famiglia con le persone che ci stanno attorno, aiutando il malato a accompagnare la malattia in senso positivo. Un esempio è questo, un libro che aiuta a comprendere se stessi in maniera più oggettiva, e altri strumenti. Un piccolo esempio, l'alimentazione. L'alimentazione è un aspetto importante anche nella gestione quotidiana della malattia. Aiuteremo a comprendere meglio quali sono i cibi e come alimentarsi in maniera opportuna. Noi abbiamo un paziente che deve essere messo al centro dell'attenzione e poter dare non solo il farmaco, ma l'insieme, corredare la cura con altri strumenti che non siano solo il farmaco, ma la parola, l'abitudine a confrontarsi col medico, indirizzare gli stessi medici a comprendere meglio la malattia, aiutandoli a casa propria con degli studi. Questo sicuramente noi, almeno come Zambon Italia, cerchiamo di fare del nostro meglio per mettere a disposizione del paziente, attraverso le istituzioni, i medici, anche cercando di comprendere come il medico approccia il paziente, tutto ciò che serve per migliorare la qualità di vita.